Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto tu, chi lo sa, la mia esperienza è questa, però ti ripeto, è un problema di lingua. È possibile che cioè, le opere di consultazione, cioè, i dizionari, le enciclopedie, non hanno nessun futuro libresco, sono già diventate qualcos'altro. Già Mondadori ha fatto un'opera su Roma che poteva essere un libro, ma sarebbe stata un libro soltanto perché un tempo c'era soltanto il libro come mezzo per trasmettere Diffonderlo. le informazioni. Adesso cos'è? È un'app in cui tu vedi in 3D Roma e vedi com'era Roma e la storia di Roma, tutto quanto. Ecco, quello che una volta era un libro, adesso è diventata un'app esplorabile, un mondo. Forse non ha la stessa profondità del libro, però è un modo di fare le cose. Quindi ci sono diversi modi di fare le cose. Alcuni libri erano libri perché potevano solo essere dei libri. Adesso possono essere tante forme diverse di cose. Pensiamo alle agende. Le agende erano dei libri fatti e finiti, identici, solo che avevano descritto soltanto la data e poco altro. Adesso sono un'app e tu magari è un'app che è direttamente già inserita nel tuo sistema, non hai più bisogno dell'agenda. Quindi prima era un libro, adesso è diventata un'app. Penso all'app su Roma, penso tante altre cose. Queste sono cose che non sono più libri, quindi hanno un futuro nel digitale. Il libro ti servirà poi per approfondire, ma sarà un'altra cosa, sarà veramente un testo. Sì. Quindi per la didattica e per la consultazione, pensa a Wikipedia, pensa io avevo l'enciclopedia Universo della De Agostini del 64, che era una roba, aspetta, mi allontano perché altrimenti non vedi tutte le mani, ecco, una roba così. E adesso non ho più bisogno perché c'è l'iPhone. Questa è una custodia, in realtà è vuota, ma è perché l'iPhone è di là. Però ce l'ho sopra, cioè ovunque io sia, ho Wikipedia lì, ha soppiantato la Treccani, che è un grande istituto storico italiano, ma basta. Tra l'altro Wikipedia, da alcuni studi recenti salta fuori che ha l'accuratezza dell'enciclopedia britannica, addirittura. Di Dicono di più. Di più. più. Perché è interessante, perché io quando trovo un accento sbagliato su Wikipedia, io lo correggo, Sono Giustamente. che lo corregge. Così quello che ci arriva dopo lo trova giusto. E magari corregge qualcos'altro. E magari si accorge che una data è sbagliata, controlla da qualche parte, lo corregge. Già fatto tante volte. Sai, la domanda che ti facevo prima era appunto legata a questo, fondamentalmente. Cioè, per esempio, cercare di immaginarmi, per esempio, un libro di microchirurgia di adesso, che è un mattone gigantesco, che ha alcune illustrazioni che dovrebbero farti capire un po', come quello che dovresti studiare. Cerco di immaginarmi un libro, un ebook, piuttosto che un'app o qualche altra forma di supporto che sia un supporto per studiare di un tipo completamente nuovo. Certo, facevo l'esempio dell'app su Roma, ma ti faccio l'esempio di Elements, che è dicono che è un libro, ma in realtà non lo è. È la tavola degli elementi di Mendeleev.
dove tu puoi esplorare gli elementi, puoi girarli, puoi toccarli e poi c'è tutta la descrizione, ci sono gli oggetti che possono essere fatti con questi elementi, la storia di come è stato scoperto questo elemento, eccetera. E questo poteva essere benissimo un libro, ma fatto con un'app è tutta un'altra cosa. 22:15. Esistono delle app di anatomia, cioè Sì. il libro di anatomia può essere fatto come una serie di fogli di carta velina, diciamo, in cui tu scopri progressivamente il corpo umano. Lì puoi si può con un'app, con un ebook. Gli ebook sono un po' statici per il momento. Con un'app tu puoi fare quello che vuoi, cioè basta che qualcuno l'abbia programmata quell'app. Puoi andare a vedere, che ne so, il sistema scheletrico, quello che si vuole si può fare con le app. Quindi queste opere di consultazione possono avere grande, grande, grande miglioramento. Possono essere veramente aumentate cioè addirittura io immagino la realtà aumentata. La realtà aumentata significa sovrimporre alla realtà qualche cosa di artificiale che viene proiettato su uno schermo. Penso che ne so, agli occhiali all'occhio che di Terminator, no? Che punta la pupilla su qualcosa e gli dà la spiegazione di quello che esistono già. Queste app si chiama LiAR, c'è qualcos'altro, c'è quella che traduce in tempo reale dallo spagnolo all'inglese e viceversa. Ce ne sono tante. C'è la possibilità di, che ne so, fotografare una gamba e ti dice che muscoli sono, che ne so, No, chiaro, una chiaro, chiaro. cavolata così, ma per dirti, o addirittura potrebbe identificare un tipo di frattura, che ne so, potrebbe essere cosa interessantissima, chi lo sa quando? Secondo me, Guarda, comunque. ho visto recentemente un servizio, in cui praticamente si parlava di ebook e nuovi ebook. E a parte gli ebook come li intendiamo adesso, che sono fondamentalmente testuali, no? Avevano presentato alcuni ebook che però andavano oltre, erano libri per bambini su iPad, visualizzabili su iPad, che sfruttavano, no? La tecnologia dell'iPad. Infatti, quando giravano l'iPad, magari i disegni, i pezzi dei disegni, no? Che c'erano nella pagina si muovevano, cadevano, piuttosto che delle cose bellissime per i bambini, no? E ti volevo chiedere, secondo te, come evolveranno questi filoni? Se andranno avanti indipendentemente oppure se si unificheranno in un'unica tipologia di ebook in futuro? Secondo me, tutte queste. Prendiamo l'iPad. L'iPad è una scatola vuota, è una piattaforma, può esserci dentro qualsiasi cosa. I pop-up book, i libri per bambini che hanno le figure che quando apri la pagina saltano fuori, oppure che tocchi la linguetta e si muove la mano del personaggio. Quelli sono altre cose, cioè erano libri semplicemente perché dovevano essere libri. In realtà erano una forma di narrazione articolata un po' sul testo e un po' sul gioco. E questi si evolveranno indipendentemente. Cioè ci saranno libri che continueranno a essere libri, perché sono fatti per essere libri e possono essere solo libri. Ma ci saranno altre cose che finora sono stati libri soltanto perché non avevano altro mezzo per poter essere qualcos'altro. Certo, stai
trattava di Alice nel Paese delle Meraviglie, nella Alice nel fattispecie. Paese delle Meraviglie è bellissimo. Che poi quello lì, Alice nel Paese delle Meraviglie, è un libro, cioè è un'app che è fatta come se fosse un vecchio libro pop-up, come se tu trovassi un vecchio manoscritto di quelli stampati con la pressa, la stampa, quindi con tutti i caratteri che sono impressi a forza nella pergamena. E quello è un libro, è tutto invecchiato, usato marroncino, e con tutti questi disegni che sembrano fatti veramente con il torchio da stampa, e allo stesso tempo si muovono. È una cosa un po' strana come Melange, però funziona tantissimo. E per i libri dei bambini, l'iPad diventerà. Io non so cosa diventerà in futuro, non riesco a immaginarlo, però me lo immagino già meraviglioso. Alice nel Paese delle Meraviglie mi è piaciuto tantissimo. Anche se la parte multimediale non era così. Congeniale. Ma no, non era così. Diciamo, era una parte minima, però aiutava. Voglio vedere come saranno in futuro. Quindi diciamo che il libro che nasce per essere libro e può essere soltanto libro, ritroverà quindi la sua dimensione testuale pura, possiamo Io dire. penso sì, io penso di sì. Mentre tutto quello che invece era costretto ad essere libro semplicemente perché non aveva altro mezzo per esprimersi, troverà Forme che vorrà. altri sbocchi. Trebon, Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e per l'insight su questo argomento. Io ringrazio te. Mi ha fatto molto piacere. Grazie molte.